Buongiorno, siamo tornati ad Azzano, esattamente sul sentiero del Mugetto, che dal Mugetto arriva fino alla folla del Monte Altissimo. Ci siamo fermati in questo punto, che naturalmente abbiamo visto moltissime volte, siamo passati molte volte da questo punto, ma ci siamo fermati oggi per riprendere questo roccione che è una tecchia molto profonda, dove sopra c'è uno scavo che si vede che è artificiale e oggi è diventato un pollaio, ora perché siamo nella proprietà di Marco Tonacci, che adesso sta lavorando, sentite il rumore della motosega, e noi siamo qui perché questa è uno di quei grandi rifugi che appunto fanno parte del territorio. Noi ne abbiamo ripresi nella zona di Pasati e anche di Pruno, più piccoli, che come abbiamo detto possono essere rifugi, rimessaggi o anche dei frigoriferi per conservare le derrate, i formaggi, comunque per chi praticava la pastorizia in queste zone. Qui siamo in mezzo alla selva, di castagni chiaramente, tutto terrazzato. Qui il lavoro continua da generazioni in generazioni, è sempre stato un territorio molto frequentato questo, anche oggi, nonostante il bosco sia abbandonato, qui si lavora sempre e si abita anche. Ma questo è particolare perché è stata, durante la Seconda Guerra Mondiale, una postazione partigiana, infatti ha un nome, si chiamava Conte Gio. E ancora oggi, sopra lo stipite della porta di legno, che poi vi faremo vedere, si legge la scritta scolorita, ma si regge quindi. Quindi anche questo grande scavo sopra probabilmente faceva parte della postazione, perché qui siamo in alto, si controlla la valle del Serra e soprattutto la zona del Folgorito, che è proprio di fronte a noi, dove, come sappiamo, ci sono ancora oggi dei resti appunto della Seconda Guerra Mondiale, trincee e altri manufatti. Adesso scendiamo, ve la facciamo vedere internamente perché è molto bella. Questo è lo scavo dove probabilmente veniva alloggiato qualcosa lì. Ecco, intanto proprio fuori qui dal pollaio, da quello che oggi è un pollaio, abbiamo trovato queste coppelle proprio su questo massetto. Poi qui comincia la tamponatura. Vedete, questo è molto bello, è anche profondo. Quello è proprio tutto sotto roccia, come vediamo. Tutta la costruzione, qui una finestrella, le gallinelle che ci fanno compagnia, co, 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 co. Adesso apriamo. Ed è molto molto profonda internamente. Adesso è diventato un rimessaggio, chiaramente, quindi questa è tutta roccia, questa è la parte costruita in muratura, però è profonda. Proviamo a illuminarla.
galline curiose mi stanno seguendo. Questa è una delle più grandi e profonde che abbiamo trovato di queste tecchie. E qui c'era la scritta che ora è cancellata, però si vede appena appena. Conte, vedete, Conte Gio. Avanti rispetto alla tecchia che vi abbiamo fatto vedere prima, c'è questo grande roccione appuntito proprio sul sentiero, dove all'interno di questo scavo c'è una piccola Madonnina. Questo scavo è stato fatto da Marco Tonaccico proprio per una sorta di sacralizzazione di un antico percorso, una mulattiera importante che collegava con una montagna altrettanto importante e di riferimento rispetto a tutto questo territorio, il Monte Altissimo. Quindi questa è una bellissima immagine, è comunque particolare, questo grande roccione naturale sul percorso dove è stata inserita un'immagine sacra, un riferimento importante anche per chi comunque attraversa questi boschi e percorre questi sentieri all'interno della selva. Vi salutiamo da Zani e vi diamo appuntamento alla prossima.